Ciao a tutte, oggi vi faccio questo video per una nanart molto semplice ma d'effetto. È un rametto di fiorellini, assomigliano molto a quelli giapponesi, a me sembra quello. Ho già preparato il colore marrone e rosa. Piccolo consiglio quando dovete colorare, che fa molto caldo, comunque fare le vostre prove e dovete... E ci passate parecchio tempo, onde evitare che si asciughino i colori, mettete un po' di carta da cucina bagnata con della carta forno e rimane molto molto più umido e riuscite a colorare. Io utilizzo il Barbara 2 come pennello e niente, una volta trovata la diluizione, rullate il pennello, uscite con la puntina. Ripartiamo da un punto e facciamo sottile, 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 così un po' ondulato. Ok, deve essere sottilissimo il rametto. Cosa direte voi? Difficile, fare le linee sottili è sempre complicato. Quindi pennello a 90 gradi rispetto all'unghia, parto sempre dallo stesso punto, lo intreccio un po'. Clic. Dovete farne tre di questi rametti, sempre partendo nello stesso punto. Così. Di questo lo mettiamo di qua, lo facciamo passare sotto. Ok. Una volta fatto il ramettino, lo potete fare sia sul monocolore che sul French, indifferente, sta benissimo in tutte le maniere. Poi prendete uno spot o lago, i fiorellini li potete fare del colore che volete, bianchi, rosa, rossi, verdi, indifferente. E fate 1, 2, 3, 4. Qua ne facciamo un altro, 1, 2, 3, 4 e facciamo un altro qua, magari 1, 2, 3 così, 1, 3, 4. Una volta fatto questo, prendiamo la nostra bellissima colla a pennellino, io uso quella a pennellino perché è molto più comoda, mettiamo un goccino. Questo per applicare gli Swarovski, perché io all'interno ci potete mettere anche un goccino di glitter, di color glitter, se volete, per dare luce. Io invece ci metto gli Swarovski, perché io adoro gli Swarovski. E facciamo il centro del fiorellino. Spostiamo un po'. Così. Ok. E qua il terzo. Tic. Ecco fatto. Questo è un po' il ramettino che mi ricordano tanto i ramettini di pesco, quelli dei dipinti giapponesi, cinesi. Una volta fatto questo, una volta che si è asciugato il colore da micropittura, io lo appoggio un attimo così riesco ad aprire il sigillante. Io utilizzo gli Easy Off per sigillare perché mi trovo davvero bene con questo, con la micropittura è stupendo. Una volta fatto, si va a sigillare bene il decoro. Poi, se volete farlo con questa punta che gira un pochettino verso da questo lato, se lo volete fare dritto, se lo volete fare magari un po' più in diagonale, questo a seconda di come preferite voi. Ma questo è comunque il risultato finale. Spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao!